insieme a tutto il partito? Non andrà il segretario ad esprimere il suo parere personale, ma andrà ad esprimere la sintesi politica a cui il lavorio del partito sarà arrivata. Il segretario potrà benissimo rappresentare da solo il partito nei dialoghi sul governo e nei dialoghi con gli altri partiti. Dopodiché, conoscendo Alfano, non credo che ci saranno molto numerose le riunioni in cui andrà da solo, perché siamo abituati a lavorare nella collegialità e la collegialità sarà un valore prezioso anche per questa nuova fase del PDL. Ha posto anche il tema della questione morale, Alfano. Ha fatto benissimo, l'ha posto in termini radicalmente chiari. Uno che fa politica ha il dovere innanzitutto di essere eticamente irreprensibile dal punto di vista dei comportamenti politici. La nostra gente, gli elettori in genere, non potrebbero più tollerare, non possono più tollerare atteggiamenti da casta di chi persegue dei privilegi. Certo, poi oggi non dobbiamo nominare con il termine privilegio tutto ciò che attiene allo svolgimento di un lavoro, perché pensiamo ad una persona che abbandona la propria professione per mettersi a fare per 5-10 anni un parlamentare, è chiaro che deve godere anche di tutti i diritti per quanto riguarda il futuro, ma ci sono dei privilegi indebiti che devono essere stroncati e nello stesso tempo noi vogliamo essere un partito in cui vinca il merito, anche se questo è portato da un giovane squattrinato in competizione con un figlio di papà che ha a disposizione risorse illimitate. Da noi dovrà vincere sempre il primo e mai il secondo. Ecco, e la Minetti che chiede nel suo consiglio regionale come si pone a questo punto? Sapete già che io da sempre mi sono dimostrato e pronunciato come contrario ai listini bloccati, sia che sia per le elezioni regionali sia per le elezioni nazionali. Sono sempre stato un tifoso accanitissimo del voto di preferenza. Un deputato, un senatore, un consigliere regionale, il consenso se lo deve conquistare il territorio. La gente ha diritto di dire te ti voto perché mi dai fiducia e te no. Però te che ti ho votato, che sei lì perché ti ho votato io, rispondi alle mie esigenze, rispondi al telefono, mi incontri quanto te lo chiedi. Questo è il succo della democrazia. Dobbiamo tornare, ripeto, ad un'epoca in cui conta il merito, conta la preferenza della gente e non le nomine dall'alto. Quindi il partito chiederà a lei, alla Minetti, di dimettersi. Allora, guarda, attenzione, quello che non possiamo fare leggi retroattive. Quelli che sono stati eletti con la legge, no, quelli che sono stati eletti con la legge in vigore rimarranno fino al termine del mandato, ma per le prossime elezioni nazionali, che sono le prime, poi regionali e comunali, dovranno essere eliminati tutti i listini bloccati. Tutti gli eletti dovranno passare attraverso il vaglio democratico del popolo elettore. Lei voleva dirmi? Era la stessa.